ecco l'ingresso in campo per quest'ultima partita del triangolare. Lazio Sella Academy che affronterà l'Accademia Calcio Roma. Gli ultimi saluti e vediamo chi si garantirà l'accesso in finale per la Coppa Costa dei Parchi. Ricordiamo l'evento organizzato dallo Sporting Tour, affiliato con l'Associazione Italiana Cultura e Sport. Tutto pronto, Roma, vediamo già Di Loreto sulla sfera ad inaugurare questo inizio di partita. Ricordiamo sempre il tempo unico da 18 minuti, al termine dei quali, qualora ci fosse una situazione di pareggio, si procederà con la battuta di 3 rigori. Intanto qui c'è subito la prima azione fallosa. Due gli uomini in barriera posizionati per l'Accademia Calcio Roma. Qui il tiro che sfiora la traversa. I primi cartucce, le prime cartucce scoccate dall'Accademia Calcio Roma. Se sono queste, ci aspetta veramente una bella partita. Momento offensivo capitanato da Paolini. Lo scontro con Luca. Vede il vincitore Lazio Sella Academy. Controllo un po' deficitato dal pressing, vediamo se riuscirà a crossare. Nulla da fare, chiuso all'angolo Di Loreto, non ha potuto calciare il pallone. Gano cade a terra, contrasto vinto da Tentelli in modo del tutto regolare. L'Accademia Calcio non ci sta. Zonetti, presa sicura sul pallone. Pisano, intervento complicato, buono l'appoggio sul compagno Silvestri. Esce Pellegrini, non sono d'accordo sulla decisione del direttore di gara. Tocco corto per Tentelli, vuole ora percorrere la fascia, infastidito da dietro sempre il pressing del capitano dell'Accademia Calcio che non lo molla. Ancora Tentelli alla battuta della terra di nessuno. Un po' in ritardo i giocatori qui, il passaggio intercettato bene dalle maglie rosse, vogliono provare a ripartire, ruba bene palla Pisano, va a dare supporto anche il compagno a filo sull'out di sinistra. Direttore di gara, ancora scontro, la palla vagante, impossibile ovviamente da recuperare. Tocco alto il flipper, un po' di confusione alla profonda perché il capitano dell'Accademia Calcio prova a calciare con il destro, il tiro fuori misura che termina sul fondo, va a recuperare Zonetti. Buono il movimento, risponde bene la difesa dell'Ecce Sella. Spadoni non riesce a portare bene con sé il pallone, un momento di esitazione, costretto a giocare sul compagno. Alla battuta, tocco corto del numero 2, intercetta bene Spadoni, prova a salire, cerca lo spazio per tirare, è caduto a terra. Nulla da segnalare secondo il direttore di gara che lascia procedere dalla distanza col destro e arriva il gol di Pisano a sbloccare questa situazione di pareggio. Splendido gol, 1-0. Una delle ultime azioni, vediamo come gestiranno la palla. Mattei prova ad andare in profondità, c'era proposto, butta fuoco. Zanotti aggrappa il pallone e c'è il triplice fischio che manda i ragazzi a festeggiare. Vittoria per Lazio Sella, splendido match da parte di entrambe le squadre. Io vi auguro una buona serata, grazie per essere stati in nostra compagnia. Qui da Lorenzo Almano di Live Sport Academy è tutto, una buona serata.